Grazie al nostro trio, la J.B.J. di Trio Jazz, grazie, grazie di questo accompagnamento musicale della nostra serata. Ed ora andiamo a sentire una storia meravigliosa, una storia bellissima che sicuramente vi appassionerà. Ce ne parla l'artista studioso di storia dell'arte Umberto Falchini, che eh, è cresciuto nella cultura e ne, nell'arte e che ha scritto insieme a Maurizio Mini un eh, libretto, che vi invito veramente a leggere dopo quello che vi racconterà, e, e parla della prima mostra di Amedeo Modigliani, 1917. Una mostra che creò scandalo, una mostra che non ebbe lunga durata, ma non vi voglio svelare nulla perché ve la racconterà chi l'ha scritta, e c'è cioè Umberto Falchini che è riuscito anche a trovare immagini di quella eh, mostra, di quella prima mostra, alcune di queste saranno proiettate eh, sul nostro eh, video schermo alle spalle da Corrado La Fauci e se sarà possibile vi farà anche notare alcune rassomiglianze, alcune scoperte che è riuscito a fare guardando i quadri. Cedo subito la parola a Umberto Falchini, un bel applauso perché vi dico in anticipo che avrà una, una bellissima storia anche da ascoltare. Intanto, io ringrazio tutti i presenti, signore e signori, l'autorità e Corrado, che mi ha tirato dentro un rapporto che per me dà molto. Direi questo: eh, l'unica mostra personale di, di Emilia Modigliani si svolge dal 3 dicembre al 30 dicembre 1917. Voi pensate, l'unica personale che viene fatta alla Galleria Bervail è una mostra che. Doveva essere l'apertura di un rapporto di questo artista verso un pubblico che poteva seguirlo di più. no? Cosa accade? Accade un fatto incredibile. Le opere che sono all'interno noi sappiamo che erano 32, vi posso dire, l'abbiamo trovate, trovate tutte e 32, i disegni c'erano ma non c'è l'elenco dei disegni quindi non possiamo sapere quanti fossero e i titoli che potevano avere. Però i dipinti li abbiamo trovati. Che cosa accade? Accade un fatto molto strano. La galleria era una galleria molto luminosa con delle vetrace. Allora la, la, la gallerista, signora Valle, disse mettiamo i nudi che guardano verso la strada. C'erano queste vetrace, si mettono in, in vista bene e fanno il loro effetto. Erano dipinti di, di misura importanti, tra i quali c'era il famoso nudo rosso della collezione Mattioli, che poi era poi andato alla collezione di quel famoso cinese, e poi c'era il nudo che guardava chi lo guardava, anche quello, di una collezione importante, che anche quello è stato venduto pochi anni fa. Più c'erano molti ritratti di amici di Modigliani, di Jeanne Buterne e anche di altri soggetti. Più c'era uno stranissimo disegno a tecnica mista sulle Apache. Ma gli Apache non sono quelli degli Stati Uniti, gli apache dei tribù si chiamano Apache, mentre l'Apache era un ballerino che ballava con una donna e danzavano danze abbastanza frenetiche in luoghi anche un pochino detto equivoci, però diciamo avevano un certo successo. Cosa succede? Succede che il pubblico inizia, perché la galleria viene aperta, inizia a entrare, dopo un po' viene un signore in borghese della polizia che dice mi manda il commissario. Hanno detto i cittadini che qui ci sono esposti dei nudi e, e, e si vedono dalla strada. La rivista dice scusi eh, ma sono dipinti, venga le faccio vedere, la mostra, sì 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 ma non va mica bene, devono essere tolti. Come tolti e per quale ragione? La storia dell'arte è piena di artisti che hanno dipinto nudità femminili in tutti i periodi, sin da, dai primi periodi dell'antichità sino ad oggi. Che c'è che non va? Non va proprio. I cittadini sono venuti a protestare al commissario e hanno detto che questo è uno scandalo, non si può. Come non si può? Ma guardi, venga a vedere, le devo togliere, ma se le devo togliere nudi, mi, mi dica perché. Perché non va bene. Come non va bene? Eh, va bene. Ma lo sa com'è la storia dell'arte, ma io non mi interessa. Voglio sapere una cosa, se lei le può togliere, vabbè. Posso togliere poi... No, no, deve proprio fare qualcosa di più. Perché il commissario è molto, è molto, seccato da questo. Perché i cittadini hanno detto che questo non va bene. E cosa fa? Deve chiudere la mostra. Chiudere la, mostra. la signora disse, scusi, ma la resta dice no, 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 lei deve chiuderla. Perché questa mostra è scandalosa, questa mostra non va bene. Ma guardi che bruttura ha fatto questo pittore, questi ritratti fatti così. La signora Weiss si stava veramente soffrendo però gentilmente non fu, non fu diciamo, risposto in un modo, in un tono brutto, no, disse, guardate, questa è una mostra di un artista giovane, e perché deve chiudere? Perché qui non va bene questo? Il problema è che il commissario si stava arrabbiando ancora di più, e aveva detto al suo, perché erano andati un'altra volta a dialogare, come sa, dice, dici che qui debba chiudere perché io scendo io, scendo io, cosa si fa? Pensate una cosa, 117, periodo ben preciso, è già iniziata la guerra 14-18. Periodo dove la cultura, guarda caso importante, muoveva sempre e ancora il rapporto umano. Le mostre si facevano, c'erano gli artisti che lavoravano, c'era un rapporto positivo. Perché fare questo gesto? Facciamo un passo indietro. Il commissario, prima di quest'ultimo, Pensate, conosceva Modigliani e quando Modigliani aveva dei problemi magari lo portavano da lui, gli comprava i dipinti e lo proteggeva. Pensate alla diversità della mentalità. Questo invece era proprio uno. La signora Vail dovette chiudere la mostra. La mostra che poi dopo due giorni la signora Vail disse, come faccio a, a, a far acquistare qualcosa? Cosa gli dico a lui? A Modigliani, che qui è successo così, tenta di far acquistare qualcosa, ma non va bene, non riesce nemmeno in quello. Fu veramente qualcosa di, di tragico. Modigliani lo seppe e ne rimase molto, molto amareggiato, forse anche di più. però devo dire questo: riandando a prendere questo rapporto di questi dipinti, che io spero di vedere, ecco voi, questo è, è il pieghevole stampato quando inaugurarono la mostra dalla. Dalla gallerista Weil. Ci sono tutti i nomi, i titoli dei, dei dipinti, 32. E poi c'è un fatto importante: alcuni hanno detto che questa, questo disegno di nudo era ritratto di Jeanne Buter. Non è vero un bel niente. Jeanne Buter non fu mai ritratta nuda da Modigliani, e oltretutto, questo è ritratto di un nudo, di una ragazza bionda che c'è nell'opera di Modigliani, questa bionda che posa nuda due volte. Quindi è lei, è la bionda famosa. Non è Gianne Butera, no, tanto per chiarirsi, perché sennò no, non avrebbe mai fatto questo, ma Giuliani non avrebbe, Modigliani avrebbe mai fatto una cosa del genere perché aveva rispetto. Non, non pensiamo che Modigliani fosse uno senza rispetto. Modigliani aveva un grande rispetto dei concetti veri, l'amicizia, il rapporto culturale, il rapporto del senso con gli altri, avere un senso verso gli altri. Era un personaggio raffinato molto più di quello che si può pensare anche quando parlava d'arte aveva un gusto estetico incredibile non per niente aveva capito subito per esempio che champs era un grande artista e pochi l'avevano capito e pochi l'avevano capito quando era vivo Champs-Elysees eh? diciamo la verità e Modiglia è stato il primo a proteggerlo come ha protetto come, come, sì ma non solo amico, un'amicizia proprio bella solida, come ha protetto anche Utrillo che stimava, erano grandi amici come, come, come ha stimato tanti artisti che erano vicini a lui perché stimava anche Matisse e, e, e poi vi racconto la mastimatia che è divertentissima, racconta la fine. Allora andiamo a, questo è tutto, come l'invito che la, la gallerista fa. Ora vediamo quali dipinti sono stati scelti. Perché ho detto: lascio, Ah, eccolo sorpresa, qua. Eh. Questo è il famoso, è, è un tecnica mista di, di Modigliani di questo Apache che danza, È a, a colori, dei colori molto, molto bassi qualche terra, un colore che è quello della sciarpetta, che è una lacca scura, però è interessante perché nessuno sapeva che lui aveva fatto due temi su questo, due disegni, non dipinti, due disegni, questo è uno di quelli. Devo dire che il mio amico Mini, giornalista, è riuscito a trovarla in bianco e nero e poi è stato più bravo, l'ha trovata anche a colore e lo ringrazio perché io non sono riuscito sì c'è, io spero ma lo voglio dire che lo ringrazio e, e poi abbiamo altri Beh, grazie Corrado fai vedere cosa c'è dopo sì sì grazie Molto. ecco qua, questo è il Nudo Rosso pensate, il Nudo Rosso che teneva Mattioli in casa ha fatto vedere una volta sola era ancora vivo il collezionista Mattioli e per un mese lo espose al pubblico poi, quando lui non è scomparso, è stato il parente di lui che l'ha esposto a, alla, alla Guggenheim Fondazione di Venezia, della casa di Peggy Guggenheim, per, per un altro mese e poi è andato, è andato in collezione, questo cinese. Perché questo dipinto ha avuto una storia particolare? C'è tutto un senso. Prima allora, di tutto questo dipinto è un nudo di una sensibilità formale, direi monumentale, ma di un'eleganza incredibile. Modigliani nei nudi non è mai pornografico, non è mai erotico nel modo brutto della parola, ha un'eleganza che soltanto lui riusciva a capire nel nella bellezza del corpo femminile. E questo volto è il ritratto della ragazza con la camicia bianca e la cravatta nera, che se voi la voltate in questa posizione qua il volto, è lei, è lei, tra parentesi, tra parentesi, tra parentesi, tra parentesi io l'ho vista a Parigi, la mostra di, che fecero a Parigi, il ritratto della, della ragazza con la camicia bianca e la cravatta nera, è stato dipinto su un dipinto che lui ha cancellato e ci ha fatto il ritratto di questa ragazza, che è lei con la stessa frangetta, con i stessi capelli. E questo è stato, mh, mi sono messo lì e ho fatto uno studio e, ha, e funziona molto questo, questo discorso. E quello sì, fa, non so se, se, se c'è, guardiamo, so guardiamo un po' se c'è. Questo è dipinto sul libretto. Sì, sì, sì. sì, sì. Pensate, una, ecco, questo è il famoso nudo che guarda chi lo guarda. Questo l'abbiamo visto in Svizzera, caro, te lo ricordi? Com'era? Era qualcosa di incredibile. Pensate, noi l'abbiamo visto in Svizzera... È stato un momento incredibile. una mostra svizzera stupenda. E ti guarda, ti guarda e ti chiama, ma ti chiama con una gentilezza, con un senso talmente che ti sfida, ma non ti vuole far qualcosa. Sì, è la gentilezza del segno pittorico. Mo alcuni hanno fatto dei nudi, anche molto provocatori, questo provoca ma in un mondo gentile, provoca ma fortemente ti provoca, ma sempre con questa dolcezza dell'incarnato. L'incarnato di Modigliani era fatto con pochi colori, fate caso, e riusciva a stenderli con, con una sapienza di una mano sola, ossia non tornava mai sopra, ne esiste nessun dipinto di Modigliani dove lui è tornato sopra, c'è una purezza che è rara in un artista che fa... Figura, figura è, è, è difficilissima, è uno dei rapporti più difficili che un pittore può avere come pittore, e lui riusciva sempre a creare, guardate questo biancore, eppure è un biancore che ti dà il senso della luce. Lui riusciva a rendere plastico tutto quello che dipingeva perché aveva il concetto dello scultore. Non solo gli scultori, quando dipingono, riescono a essere plastici o quando disegnano, è tipico degli scultori. Guardate, è veramente, eh, Modigliani non è soltanto un grande momento della pittura rinnovata, e eh, lui rinnova la pittura, la scultura, il disegno. Ma è, secondo me, un filosofo di questo. Ha una cultura talmente profonda di quello che ha studiato da, da giovane, dopo, che alla fine, quando va a vedere le sue opere, capisci che è un caso raro, uno che riesce a capire quello che ha capito lui. Lui ha capito la scultura in, dell'India. Quella africana molto tardi ha interessato un po' meno. Ha capito la scultura antica del 1200-1300. Ha capito la pittura che va dal 1200 fino al 1500. E poi ha capito il fatto che il colore non deve essere sporco. Avete mai fatto caso che quando un pittore fa un colore sporco sciupa qualcosa? Secondo me, mi prendo responsabilità di quello che dico. Il colore deve essere sempre puro. Pulito. Anche se fosse uno scuro. Un colore scuro deve essere se no diventa un problema e lui, e lui non, ha, non ha mai avuto è molto importante sapere questo di lui Corrado fammi vedere se c'è qualcos'altro io dico e poi ah questo questa è, è un'algerina pensiate, Almaisa si chiamava c'è tre tipi c'è lei così, lei che fuma e lei nuda che fuma perché fumava moltissimo e allora lui la fa vedere che. c'è anche il nudo veramente stupendo e cioè era un personaggio che lavorava in, in un caffè eh, perché poi lui ha trovato questi personaggi dappertutto: no? lui li trovava dappertutto, nel caffè, in strada, eh, amici degli amici, rapporti culturali. Ecco, eh, questo è un, è un personaggio interessantissimo. Guardate com'è: i colori sono eh, molto pochi, sono pochi. Se andate a vedere, vi posso dire che i colori sono pochissimi, lo dico subito. Eh, lo studio, ho visto. Dello studio dei Modigliani, che sta alle spalle, lei vestita di nero, il colletto bianco, ha un serpente come gioiello al braccio e una collana, delle orecchini simili al gioiello e questi occhi profondi, scurissimi, taglienti, bellissimi, proprio della tipica donna algerina. E ne fa un ritratto: e fa tra parentesi, eh, avrà un grande successo questo ritratto e piacque anche molto. Dopo. È uno dei ritratti mh, mh, rari a un personaggio di una, di una etnia diversa. Ecco, questo è molto importante. Lui capiva tutto quello che capitava, anche umanamente, aveva un dialogo, non aveva pregiudizi. Questo è molto importante. Andiamo avanti con quello che c'è, ti ringrazio Corrado. Eh, e questo è Zabrowski. Ecco, Zabrowski, famoso poeta mercante. Era poeta veramente, eh? no, perché alcuni credono che lo, non sia stato. Era un buon poeta, non dico eccesso, però un buon poeta si mette a fare il mercante voi non avete idea che fare il mercante a Parigi a Parigi da allora era una sfida, soprattutto se lo facevi di artisti d'avanguardia pensate, farlo di artisti d'avanguardia era rischiare moltissimo, pensate molti galleristi vendevano Ingres, Delacroix Jericho per comprare Cézanne, Gauguin, la, la, la. Monet Pissarro Prendiamocene ma però c'era un rischio, questo vuol dire essere grandi dentro, capire, vedere al di là, compravano Toulouse-Lautrec, erano, erano pochi ma erano intelligenti, sono rimasti nella storia dell'arte come grandi mercanti, ecco guardate com'è, Zavorowski è, è simpatico dire cosa diceva Zavorowski di Modigliani, ci arrivava tutte le ore del giorno, anche della sera e noi la, 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 la porta era sempre aperta, ecco il rapporto che era, era un rapporto veramente di amicizia, di stima e, e di collaborazione. Non scordiamoci che Modigliani, questo va detto, non tutti lo sanno, ha esposto anche fuori di Parigi, i suoi dipinti arrivano fino a Londra, sono arrivati fino negli Stati Uniti e lui era ancora vivo, a Londra quando arrivano era ancora vivo. Cioè, non è che stava avendo piano piano, negli ultimi tre anni, quattro anni, un momento... e questo che... E ecco. eh, eh, questo, eh, questo stava veramente cre creando un rapporto, posi molto poi dice a Londra: eh, si è piaciuto moltissimo e lui, e lui, lui, rimane, e lui capisce che sta, che sta andando, eh, eh, sta, okay. sta entrando nel rapporto giusto. Questo è molto importante, non bisogna mai sottovalutarlo. questo. Diceva fattori, l'artista inizia a essere eh, considerato dai 70 in poi faceva fattori. <ride> Andiamo avanti. Ah, ecco questa. Questa è quella che ha posato per il Nudo Rosso della collezione Mattioli che ora ha questo cinese. Pensate com'è questo è, è stato fatto su un dipinto che Modigliani ha cancellato e ci ha rifatto sopra questo ritratto con la donna con la cravatta nera quando andava a vederlo a Parigi la mostra che fece a Parigi vedi benissimo che sotto c'era un altro dipinto lui aveva cancellato, aveva usato questa tela usato... e questo è fatto in tempi brevissimi, ho visto la pennellata questo l'ha fatto in una seduta sola lui non usava più di 5 le sedute lo dice proprio lui lo dice anche il suo amico. alcuni amici dicevano, lui più di cinque sedute non faceva un dipinto questo come, 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 come l'ho visto mi permetto di dirlo si vede che è fatto in una seduta sola e lui diceva più di 5 sedute no perché se no lo sciupo e io dice anche a alcuni amici non mi non mi chiedesse la sesta seduta se no lo distruggo o lo, 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 lo sciugo e lo no no allora non, non scherzava eh. no, no, direi così non so se siamo alla fine dei tempi che non voglio togliere tempo sì, c'è un minuto, è un minuto per allora questo è matisse è simpatico è un fatto vero eh. siamo nel 1913 tra il 13 e 14 c'è chi dice il 13 e il 14 siamo a un caffè c'è cioè Matisse Vieni, c'è Vieni e arriva Modigliani. Vieni, sta leggendo un giornale. Matisse sta guardando. così Arriva Modigliani, si mette: 4 4 accende un fiammifero e dà fuoco al giornale che legge. Vieni, Vieni, si ah, sì, mette a ridere. Il disgusto, non, no. non lo sai. Chi sei rapido e poi Matisse, e Modigliani fa: Ma chi sei rapido? Io ero un Invece, invece mi arrivo, ci pensate com'era un uomo, un rag... eh, che, che mondo aveva? Sì, voi Non, non, non ci rendiamo conto, Parigi, cos'è? Era, era l'ombelico del mondo della terra. Io vi ringrazio, grazie, grazie. No, grazie, grazie. Umberto Falchini, staremo ad ascoltarla, staremo a sentire raccontare i suoi 7000 libri che ha, che ha nella sua biblioteca personale. Grazie, a Umberto Falchini. Anche Grazie. per gli aneddoti che ci ha raccontato ringraziamo Maurizio Mini che se, eh, sembrava di averlo visto un caro saluto al collega Mini.